Vuoi andare fuori di testa? Prova questo gioco. Grazie a te mi sembra di nuovo di essere a casa. Stiamo preparando tutto, ma ci sarebbe un altro dettaglio. Ok, vice. È il momento di aumentare la dose testicolare e dare alla gente una sorpresa fiammeggiante. Fino a oggi abbiamo servito i nostri scroti del Montana in vari modi. Al forno, bolliti, a vapore, stagionati. Abbiamo persino un dessert, le palle di Mozart. Ma quest'anno ci vuole qualcosa di più. Ci vuole qualcosa di nuovo, di emozionante. Faremo un menù da far stringere il buco del culo anche agli chef più blasonati della TV. 3 nuovi modi per gustare le nostre delizie penzolanti. Macinate, arrosto e gonfie. I primi 2 sono facili. Te la cavi con una trinciatrice da trattore e un po' di fuoco. Per la terza portata, beh, diciamo che interrompere un toro mentre nasconde la salsiccia è una delle cose più pericolose del mondo, ma le proprietà organolettiche ne traggono gran giovamento. Quando hai finito, portami qui tutto e daremo il via al festival in grande stile. Dopo aver avuto la mia dose di uomini idioti, ho imparato a dipendere solo da me stesso. Devi provarlo, il miglior gioco di sempre. Non sta a noi giudicare. Stanotte inizia la purificazione. Portalo sotto le acque. Di Dio e attraversare il cancello dell'Eden. No, questo no. Questo non è puro. Con la purificazione? No, Josh. Devi amarli tutti, John. Il peccato non deve impedirtelo. Portamelo qui.
nonostante tutte le tue azioni, puoi ancora essere salvato. Non sei qui per caso o per errore. Ti trovi qui per la grazia di Dio. Ti è stato fatto un dono. Adesso dobbiamo solo capire se lo saprai accettare. Oppure se lo rifiuterai. Deve raggiungere la redenzione. O il cancello dell'Eden sarà chiuso per te, John. Sì, Joseph. Confesserai ogni singolo peccato che hai commesso, per quanto piccolo, per quanto trascurabile. Te lo farò sputare. Poi vedremo se sei degno o no. Se confessiamo subito non ci fanno niente, vero? No, è solo peggio. Perché? Perché una confessione senza dolore non è valida. Dovrai urlare il tuo peccato per poi indossarlo sulla carne finché John non te lo strapperà. Non è stupendo? Maledetti Edeniti. Farai loro grazia. Resta con me. Non ho fatto tutto questo per perderti. Vice, John Seed e i suoi ci hanno fregato il carburante fino all'ultima goccia. Prima che si metta male, portale a Falls End. Li rallenterai e a noi darai un po' di respiro. Salve. Buona giornata a te. Da questa parte, vice. Ho capito che era un problema quando non riuscivamo a raggiungerti.
Meno male che il Signore mi ha indicato la via. Abbiamo recuperato te, ma c'è altra gente che ha bisogno di noi. La setta sta spostando il resto dei prigionieri più in là. Hanno anche Merle. Non c'è tempo. Prendi quello che puoi e andiamo. Chiamo qualcuno dei nostri. Ne avremo bisogno se vogliamo avere qualche speranza. Chi fa la carità al povero fa un prestito. Dobbiamo raggiungerlo! Non possiamo! Fermati, ci siamo. Grazie. Quale grazie mille? Essere spacciato. Vice, abbiamo mandato un elicottero a riprenderti. Resisti finché non arriva. I medianiti saranno qui a momento. Posso seccarli tutti, usa il mortaio. Thank you.
cosa ci avrebbero fatto quei bastardi. Adesso hai visto con cosa ci tocca combattere. Ci portano via con la forza, Vice. So che stai cercando la tua amica. L'intera comunità di False End ha bisogno del nostro aiuto. Appena saremo forti abbastanza, libereremo ogni singolo prigioniero, te lo prometto. Nella loro testa ci stanno salvando! Salvando! Chiusi in un buco di merda? Ma anche no! E codardi mi hanno preso di sorpresa! Volevano salvarmi! Mi hanno detto di avere fede nel padre! Ma poi chi cazzo è sto padre? Avrebbero fatto meglio a spararmi! Se prima ero arrabbiato, ora sono incazzatissimo! Gate non ti aveva preso sul serio, ora sarà costretto a farlo.